L'Associazione Italiana Vittime delle Sette è stata fondata nel 2016 da persone che hanno sentito la necessità di unirsi per fornire un concreto sostegno a chi si trova a vivere l'esperienza di un gruppo totalizzante, esperienza che loro stesse hanno vissuto direttamente o indirettamente. IVES è nata con lo scopo di rispondere all'esigenza di coloro che non ce la fanno a lasciare questi gruppi o che una volta usciti si ritrovano abbandonati dallo Stato e dalle istituzioni, soli, perché tutti i loro punti di riferimento erano all'interno del gruppo, spesso senza lavoro, risorse economiche e con grandi problemi di reinserimento. Di far sentire la propria voce. Allora, buonasera a tutti, è un piacere avere come ospite sul canale Francesco Brumori, che è il socio fondatore, nonché vicepresidente dell'Associazione Italiana Vittime delle Sette. Buonasera Francesco. Buonasera e grazie dell'invito, l'ho molto apprezzato. Grazie a te. Allora, prima di iniziare con le mie domande, ti devo ringraziare per aver sostenuto la dottoressa Lorita Tirelli. Faccio un piccolo resoconto per chi non conosce la storia. A seguito dell'intervista che l'ho fatto, abbiamo poi ricevuto una lettera di un avvocato che ci intimava di cancellare una parte o di eliminare del tutto il video. La tua associazione ha dato sostegno, io poi scelsi di rimuovere il video originale, togliere quel pezzo incriminato, ci ho messo un siparietto un po' ironico e ovviamente però tutte le visualizzazioni sono andate perse. Detto questo, parto con la prima domanda. Come nasce la vostra associazione? Dunque, l'Associazione Italiana Vittime delle Sette, che noi per brevità chiameremo IVES perché altrimenti è troppo lungo sempre ripeterlo, nasce dalla volontà di un gruppo di persone che stavano già sul campo, no, in forma più o meno indipendente e non allacciata, non in contatto, che poi però grazie alla tecnologia di oggi si è ritrovata. Ne abbiamo velocemente parlato fra i soci fondatori e abbiamo deciso di fondarla perché capivamo, grazie alle nostre esperienze personali, che c'era proprio un vuoto assoluto, no? Tanti siti in internet, tanti blog, però in realtà un punto di riferimento in Italia, in realtà prima di IVES e del CESAP e forse di qualche altra organizzazione, non ce n'erano. Cosa significa un punto di riferimento? Non sono veri e propri punti di ascolto. Punto di riferimento è un modo di potersi confrontare, di raccontare le proprie esperienze e questo è stato il primo, come posso dire, il primo motivo perché ci siamo associati. Infatti lo statuto dell'IVS, come prima cosa, vorrebbe fare molta informazione, no? Abbiamo capito successivamente che dovevamo dare anche una mano a chi la chiedeva e quindi abbiamo cominciato a formare un gruppo, anche se piccolo, ma preparato di persone come sei te, no? Capaci di capire la problematica, capaci di ascoltare e capaci di dare una mano dal punto di vista psicologico. In più abbiamo una serie di avvocati che si mettono a disposizione nel caso in cui ci sia da intervenire a livello giuridico, che in realtà dopo tanto tempo che io me ne occupo le occasioni sono veramente poche.
Lo spiego velocemente perché è molto difficile tirare fuori situazioni, no? Provanti, no? Un atto manipolatorio. A livello psicologico è forse più semplice capirne certi meccanismi e capire quali sono i legami fra la vittima, no? E il gruppo manipolatorio. A livello giuridico, dato che il reato di plagio è stato abolito nell'81, c'è un vuoto normativo che dà all'avvocato poche possibilità di intervento e poche possibilità probatorie, cioè la parola di uno vale quanto la parola di un altro, quindi si va poco lontano. Per chiudere la domanda, quindi l'AVS è stata fondata in una prima sessione nel 2016 e rifondata da poco, dell'ottobre del 2020. Perché avevamo bisogno a questo punto, dopo un tirocinio di 4 anni, di strutturarci diversamente. Abbiamo capito le nostre mancanze, le nostre colpe, le nostre manchevolezze e ora ci sentiamo molto più organizzati e sicuramente siamo, insieme al gruppo della Rita Tinelli, gli unici due associazioni che hanno una funzione veramente penetrante a livello di tutta l'Italia, del territorio nazionale. Ok, passiamo alla seconda domanda. Qual è la giusta definizione di setta? Sì, questa è una domanda che a me piace molto, grazie. Nel senso che la parola setta oggi ha un senso decisamente spregiativo. La parola setta ha una origine latina, ovviamente, e sono due più che altro le definizioni. Una è secta, che viene da sequi, che vuol dire seguire una direzione, no? Un canale, un termine per definire anche un credo, no? Però verso ben incanalato e ben strutturato. L'altra definizione che io preferisco, ed è quella che è stata presa anche oggi come definizione del termine italiano, è il termine secare. Secare vuol dire tagliare, vuol dire separare, no? Portare via, se lo vogliamo allargare come definizione. Quindi questa è oggi la vera interpretazione di questa parola, che è sì despregiativa, però ha un riferimento, una definizione molto precisa, che è poi quello, il vero fine di ogni setta, separare, secare. Ho capito. Una terza domanda che mi viene in mente e mi rendo conto è piuttosto complessa ed è questa. Qual è il limite tra l'appartenenza a un gruppo e la dipendenza da una setta? Come faccio a capire qual è questa differenza? Allora, è una domanda difficile, cioè la risposta per farla breve, noi umani facciamo sempre parte di qualcosa, è inevitabile, siamo esseri gregari, aggreganti, tribali e quindi abbiamo bisogno della presenza dell'altro. Oggi, nell'età moderna, si fa tutti parte di qualcosa, oltre alla famiglia, chiaro, che è il nucleo, la base del nostro essere, si fa parte, non so, di associazioni di volontariato, non so che mi viene in mente, di gruppi WhatsApp, visto che va tanto di moda, no? Di gruppi quindi social, no? Di gruppi social. Ecco, però, più o meno lì non ci sono delle vere e proprie regole, non c'è un modo, un modus da seguire, non c'è un pensiero unico. Quindi questo limite si sposta nel caso di una setta dove invece si vengono imposte regole che possono essere più o meno soft, no? Fino ad arrivare a regole molto hard, molto dure, dove l'individuo tende piano piano a snaturarsi, no? E a reinterpretarsi, reinterpretare se stesso, no? All'interno di queste regole, quindi perde la sua essenza, la sua personalità e la sua capacità anche di confronto. Cioè, dentro una setta si parla solo di quello che viene detto, no? In quel momento si è guidati nei pensieri e nelle parole. Ecco, questo è il vero limite, dove c'è un largo spazio in una comunità di persone per quello che è la creatività, la personalità dell'individuo, dove questi spazi poi diventano invece molto stretti. Quando parliamo di sette, l'immaginario comune
lo collega alle cosiddette sette segrete. Mm-hmm. C'è una differenza tra sette e sette segrete? Sì, c'è una grandissima differenza. Innanzitutto le sette segrete, lo dice la parola stessa, non hanno nessuna intenzione di apparire, no, al mondo esterno. Sono gruppi piccoli, sono gruppi spesso molto violenti, sono gruppi che hanno una base logica. Come posso dire, basata più che altro su regole estremamente coercitive. Le sette non segrete sono quelli che vogliono apparire invece davanti al proprio personaggio, davanti alle persone, davanti al pubblico, come associazioni di persone che rientrano in una etica, in una morale di bontà, no? Come posso dire, di pensieri positivi, di amore verso il prossimo, di carità, di compassione, no? Qual è la grande differenza? Le prime sono, come dicevo all'inizio, secondo me e la mia esperienza, gruppi manipolatori estremamente esigui nel numero, no? E nella loro longevità. L'esempio classico sono le sette sataniche, tranne in alcuni casi, no, in cui certe situazioni si allargano e esplodono con violenza. Le altre sono più associazioni che invece tendono, no, a ingigantirsi, a gonfiarsi col tempo, no, creando una rete molto importante. Non solo all'interno dei gruppi stessi sparsi per l'Italia e per il mondo, ma allungando i gangli in tutte quelle che sono oggi le possibilità di influenzare la politica, la morale, l'etica, le telecomunicazioni, i mass media e oggi soprattutto più che altro grazie a internet, no? Raggiungere i luoghi più lontani e più vicini. Per farsi proselitismo, in sostanza, proselitismo, puro proselitismo. Quindi qual è l'obiettivo di una setta o gli obiettivi di una setta? Allora, come diceva una psicologa fiorentina che ho conosciuto, con cui ho collaborato per un certo periodo qui a Firenze, perché l'AIVE ha sede a Firenze, le sette hanno tutte la stessa misura. Portava questo aneddoto, no? Lo diceva nelle sue conferenze, la misura che porta è la XXL, cioè deve essere molto grande. E i fini oggi sono sempre gli stessi, quelli di un gruppo lobbistico, quindi innanzitutto sono fini economici. Spolpare il più possibile l'adepto, sotto forma di mille sfaccettature diverse. Si passa poi in base al grado di manipolazione e al narcisismo del guru, no, del personaggio, si può passare poi anche all'abuso sessuale e al puro gusto, io non sono psicologo e quindi magari mi correggi, e al puro gusto di possedere, no, la personalità di un altro. Potere di Anche questo è influenza, influenza, intendi? cioè se io dico come è successo. Per esempio, ma io faccio nomi perché non ho timore, sono tutte cose documentate. Se io faccio come nella setta macrobiotica, va bene, riesco a imporre a tutti quelli che ci credono di scendere dal letto solo ed esclusivamente con il piede sinistro e questo lo eseguono, capisci bene che tu hai su quell'altro, sull'individuo, no, sul tuo sottoposto, l'addetto, chiamatelo come volete. Avete assolutamente una capacità di manipolarlo a piacere. Una tale banalità, come ho detto adesso, no, che sembra una banalità, sono segni invece importantissimi di quanto uno finisce in una rete manipolatoria. Chiaro, chiaro. Tra l'altro, l'adepto, a mio parere, lo farà convinto di farlo di sua volontà. Sì, certo, ma io sono anche dell'opinione che c'è anche l'altro aspetto opposto, cioè che il guru,
il santone, il capo della setta, in quel momento non dice esattamente cosa devi fare e vuole essere interpretato, no? Però i segnali per farsi interpretare ci sono. L'altro aspetto è che invece dice di scendere dal letto col piede sinistro e dà una spiegazione assolutamente stupida, irreale, falso scientifica. Però l'adepto ci crede e diventa una regola. Io scendo dal letto al piede sinistro perché, che ne so io, certi fluidi del corpo umano, no? Circolano dopo il sonno meglio dal lato sinistro che dal lato destro. Ecco, e quello ci crede. Ma orientativamente, quante sono le sette in Italia? Allora, noi non abbiamo dati precisi, sarebbe stata una cosa meravigliosa, no? Non abbiamo la capacità con altri paesi europei di schedarle tutte. Si parla, e sono fonti che vengono da diverse organizzazioni, si parla più o meno di 500, no, associazioni manipolative, sette, chiamiamole come volete, gruppuscoli. Quello che spaventa sono i dati che vengono dopo, cioè a sua volta viene detto da più fonti che si crede che gli italiani coinvolti più o meno pesantemente e più o meno convintamente in questi gruppi manipolatori siano circa 4 milioni su una popolazione di quasi 60 milioni di abitanti. Capite bene che non è una cifra esigua. Quello che invece a me personalmente spaventa, oltre a questi numeri, sono un numero indefinito, ma molto, molto più alto di quelli che io chiamo le vittime indirette. Le vittime indirette sono i familiari, padri, madri, figli, fidanzate, zii, fratelli, sorelle. Capite bene, no, se l'adepto è uno, sarà comunque, almeno bisognerà moltiplicarlo per tre, babbo, mamma, nonna, zio, che ne so. Capite bene che il numero si amplifica moltissimo e diventa molto preoccupante. Ecco. Voi in quanto associazione, quanti casi avete trattato all'incirca? Casi diretti di personaggi che si sono rivolti a noi. Io non ho una statistica precisa, tantissimi. Posso dire che riceviamo continuamente, quotidianamente, richieste, va bene? Di aiuto, di ascolto, di intervento, eccetera, eccetera. Abbiamo una segreteria telefonica che è attiva ovviamente tutti i giorni ma non c'è mai giorno che passi che ci sia un messaggio. Ora, da qui a capire, no, a quale gruppo uno appartiene, chi è, chi non è, ce ne vuole. Però diciamo che noi abbiamo in media 300-400 richieste all'anno. Ci siamo occupati più o meno di tutti i gruppi principali che noi consideriamo manipolatori, per nome e per cognome. A noi si sono rivolti anche personaggi di gruppi coercitivi assolutamente sconosciuti e dall'apparenza totalmente innocua. Dopo le testimonianze orali o scritte, no, risulta chiaro che è tutt'altro che innocua. Però, a onor del vero, abbiamo avuto anche casi in cui la propria fantasia ha creato un gruppo manipolatorio che poi non esisteva. O gli stessi parenti hanno creduto che il congiunto facesse parte di un gruppo manipolatorio, mentre in realtà erano tutte bufale. Quindi è un terreno paludoso. È un terreno minato, non facile, Non, immagino. sì, non facile, perché abbiamo anche commesso, innanzitutto per inesperienza e anche per forse troppo zelo, errori, no? Andando avanti in situazioni che abbiamo creduto settarie, tralasciando o abbandonando addirittura situazioni veramente settarie per seguire cosiddette situazioni fake. Ahimè, succede, lo capisco, nel senso che ne sono cosciente, ma non ho altrimenti l'altra possibilità che
fortificarmi nell'esperienza, fortificare le persone dell'associazione, no? E insieme crescere anche in conoscenza. Beh, certo, anche perché immagino che sia estremamente complesso, come dicevi prima, capire sulla base di semplici resoconti che alla fine sono alle volte interpretazioni o comunque percezioni, non dico false, ma comunque percezioni e interpretazioni personali di fatti, eventi, magari anche non propri. Capisco che c'è un lavoro di indagine assolutamente non facile, questo è comprensibile. Ci sono altre tipologie di sette, come mi è sembrato di capire, magari sono un pochettino più ambigue, quando ci si pensa non viene in mente subito l'associazione tra quella organizzazione e la parola setta, non so se... Sì. Sì, sì, ho capito. Innanzitutto, quelle più ambigue sono quelle che prendono in prestito, va bene, una filosofia consolidata, riconosciuta assolutamente come pacifica, no? E facente parte di quelle filosofie trascendentali che portano l'uomo comunque a una certa crescita, va bene? Quindi, diciamo, ci sono tutte le sette di stampo orientale che si nascondono dietro la facciata del buddismo. Le sette orientali che si nascondono dietro la facciata dello yoga, sette orientali che si nascondono dietro la facciata delle religioni induiste. In realtà poi si scopre, ma grazie proprio a segnalazioni molto ben mirate e spesso anche di adepti fuoriusciti, che la cosa ha preso una diversa piega. Dal punto di vista invece dell'Occidente, se vogliamo, abbiamo delle classiche sette scientifiche, Scientology, no? Che si basano su i dettami di Hubbard, e in casa nostra abbiamo una pletora di sette che nascono dall'humus del cristianesimo, a cui noi facciamo ovviamente riferimento. Poi ci sono le sette miste, no? Che è un po' difficile anche come dividere queste. Sono quelle che pigliano pizziche e bocconi qua e là, no? Un po' di sciamanesimo, un po' di induismo, no? Un po' di cattolicesimo e così via. Ne fanno un minestrone unico, no? E creano una comunità, no? Prendendo principi un po' qua e un po' là. Quelle che più mi preoccupano personalmente sono quelle che non solo hanno ovviamente capacità finanziarie elevatissime, ma che comunque dietro tutta una serie di campagne di controinformazione tendono quindi a mascherarsi ancora di più, no? Sotto, non so, iniziative pacifiste, iniziative di creazione di valore, va bene, o di difesa dei diritti umani. Questo perché sono eventi e strategie per entrare nelle grazie delle varie istituzioni, no? Farsi conoscere, continuare con un falso proselitismo, basandosi su filosofie di altri, fatte proprie e rimodificate in base a quello che sono i loro scopi. Ecco, quindi si vanno a creare interlacciamenti con istituzioni, assessorati, comuni, province, lo Stato stesso, eccetera, eccetera, sotto una cortina, no, di falsità, ma soprattutto con un bel cartello fuori, no, con scritto amici dei cani e dei gatti. Io li farei entrare subito, no? Amici delle persone indigenti, venite, no? Associazione dei diritti civili delle uomini e delle donne, venite. Non mi presento dicendo io sono una setta, no? Di stampo buddista che predica il buddismo all'incontrario. Certo, il biglietto da visita è molto importante. Chiarissimo. Ma qual è il filo conduttore che lega le persone che si rivolgono a voi? Allora, le persone che si rivolgono a noi sono, nella stragrande maggioranza dei casi, i familiari. Perché il familiare non capisce,
non sa bene a cosa va incontro. A sua volta, l'adepto in casa o nella famiglia dà poche spiegazioni, fa molta pubblicità del suo stato vitale, no? Che è arrivato al massimo dei livelli, prima non, magari non lo aveva. Cerca di coinvolgere la famiglia. Se la famiglia non ci arriva, comincia a capire che qualcosa non va, perché l'adepto cambia abitudini, cambia tipo di linguaggio, cambia spesso amicizie. Quindi a noi si rivolgono la stragrande maggioranza dei casi le famiglie. Qui purtroppo possiamo dare solo un sostegno morale, perché se l'adepto è una persona maggiorenne, nel pieno delle sue capacità, no, e delle sue funzioni, dove andiamo? Da nessuna parte. Non si può andare a bussare alla casa di uno e di te, stai, sei dentro una setta. È impossibile. I casi veramente forti sono quelli che hanno avuto un riscatto, una rinascita, si sono creati comunque dei dubbi, gli è rimasto all'interno, no, della propria, del proprio carattere, delle capacità di analisi, di sintesi e di paragone. Hanno magari subito un fatto tale che li ha risvegliati e sono una fonte per noi inesauribile, no? Di informazioni. Queste informazioni noi dobbiamo ovviamente archiviarle, tenerle per diffonderle, perché a questo punto, se riusciamo ad allacciare la situazione di un familiare che ci chiama con quel tipo di setta, abbiamo la possibilità comunque di dargli del sostegno. Di dargli dei consigli comportamentali. Faccio un esempio: se uno fa parte di una setta falso buddista, no? Dove si predica i dettami del buddismo non classico, grazie a dei fuoriusciti, che sono tanti in questo caso, di queste sette, noi cosa predichiamo al familiare? Molta pazienza, no? Molta pazienza, lo indirizziamo oppure gli mandiamo tutta una serie di scritti, di documenti, no? E gli diamo anche una strategia, almeno il consiglio di come affrontare una strategia per instillare il dubbio nel familiare manipolato. Situazioni di impatto, e voi che siete psicologi lo sapete, portano alla chiusura totale, no, e repentina dell'adepto dentro se stesso e dentro il gruppo che l'ha manipolato. Cioè, situazioni in cui io, non so, ti butto fuori casa, no, perché non capisco più chi sei, non ti riconosco, no. Questo è perdere il familiare. Cercare di avere comunque un dialogo e batterlo sul suo stesso terreno. Questa strada però porta a dei lunghi mesi, se non anni, di molta pazienza e di molta tenacia. Tu prima hai nominato il reato di plagio che è stato abolito nell'81, ma Sì. attualmente la legge italiana cosa dice? Ma la legge italiana non dice niente, nel senso che il reato di plagio, forse tutti non lo sanno, era una legge quando fu fatta, a modestissimo parere, era una legge fatta sotto il fascismo, però aveva le sue buone intenzioni, no? Presa qua e là, ecco, non nel suo complesso. È stato abolito perché è una legge anticostituzionale. Da allora noi però non abbiamo fatto nessun passo avanti. La Commissione europea sono 20 anni, se non più, che ci sprona a fare qualcosa a livello nazionale. Ci sono vari studi, ci sono alcune regioni che hanno applicato comunque una variante, no, di questa ex legge sul plagio. In realtà, poi alla fine, il legislatore ha molta difficoltà. Il legislatore ovviamente deve essere seguito da personaggi come voi, psicologi, perché se si parla di plagio si può parlare anche di truffa, no? Se si parla di plagio non è detto che sia plagio. Insomma, capisco che sia molto difficile. Io andrei più sulla riduzione in schiavitù più che plagio, ecco. Roba più forte, più incanalata, ben mirata, no? Oppure su una serie, se ci sono delle denunce, anche una legge che dia la possibilità agli organi
istituzionali italiani di approfondire, per esempio, le situazioni di lo stato patrimoniale di certi personaggi. Certo, c'è comunque un vuoto normativo. C'è un grosso vuoto normativo. Cosa fa un avvocato oggi? Poco. Poco può sfruttare altre situazioni che possono essere il mobbing, lo stalking, no? Faccio un esempio, dove questo ovviamente avviene con insistenza e con perdurante noiosità. Sono casi però rari, ecco. Poi ci sono i grandi processi, chiaramente. Addirittura abbiamo una commissione tuttora in essere, una commissione parlamentare sui fatti del Forteto, che forse non tutti conoscono, ma è la più grossa vergogna dell'Italia nostra dal punto di vista di quello che è stata la riduzione in schiavitù. Abbiamo il caso Scioni, che è uscito ora nei giornali, in cui la Cassazione ha rigettato la sentenza della Corte d'Appello, no? E ha reintrodotto nella sentenza Scioni giusto appunto la riduzione in schiavitù. Quindi noi puntiamo a quello. Abbiamo anche noi le nostre carte, ce le stiamo giocando. Diciamo che eravamo a buon punto suggerendo, insieme anche al CESAP, ci mancherebbe altro, tutta una serie di proposte di legge. Capisci bene che con la pandemia se ne parlerà quando io sono sicuramente passata a miglior vita. Ma quindi scusami, una persona che all'improvviso si risveglia, no? Come hai detto te prima, per far valere i suoi diritti una volta che che si rende conto Allora, che faccio un ha esempio fatto molto qualcosa. banale. Archeosofia, avete mai sentito parlare? No. Al grande pubblico è sconosciuta. L'archeosofia è una setta mistico-cristiana che ha avuto una forte evoluzione ai tempi del primo fondatore, tanto che era entrato anche nei favori di certi settori della Chiesa, ci mancherebbe altro, tutti caschiamo in errore, no? E si è rivelata invece tutt'altro che un gruppo di persone dedite al bene del prossimo. I fuoriusciti, con cui noi abbiamo a lungo parlato, ci siamo confrontati, non hanno, va bene, come posso dire, le prove, no, di essere stati raggirati. Possono solo raccontare una storia dove ci sono anche qui strane regole comportamentali, ci sono da seguire una serie di studi basati su dei testi creati da loro o mal copiati da altri. Tutto questo condito dall'esborso di svariate migliaia di euro per passare da un livello di conoscenza A a un livello di conoscenza B a un livello di conoscenza C. Questi soldi come vengono dati? Bonifici? Ricevute? Passaggi di denaro in chiaro? No. Contanti. Dimostrami che io ho preso da te 3.000 euro. Dimostramelo. Ci sono dei modi che dovremmo fare una specie di class action. No, 60, 70, 80, 100 persone dichiarano la stessa cosa, si fa una specie di class action. Questa è una verità. Va bene? I problemi sono due. Innanzitutto che i giochi di denaro, ho fatto l'esempio di archeosofia, ma vale per tutte le altre, no? Quelli importanti non vengono registrati. Seconda cosa, lo stesso adepto spesso non ha nessuna intenzione di andare davanti a un giudice, che viene preso per persona poco seria, persona ingenua, che ha commesso dei grossi errori, no? La mia parola contro la tua. Quindi è una guerra, no? In cui l'adepto non ha cartucce nel suo fucile, oppure ha una fionda contro un cannone. Sono io che ti denuncio e devo dimostrare io che sono stato manipolato. Escludiamo ovviamente quelle situazioni settarie dove c'è stata violenza fisica. Allora è tutto un altro discorso, ecco. Infatti da qua,
passo a una domanda importante, ovvero quali sono gli abusi che può subire una persona all'interno di una setta? Vabbè, il primo abuso è quello della manipolazione e la creazione di ambienti tali che ti portano a essere staccato dai tuoi affetti, dalla tua vita, eccetera, eccetera, dalle tue amicizie e spesso anche del tuo lavoro. L'abuso più semplice è quello di comunque donare denaro per avere indietro un qualche strano beneficio, va bene? La donazione avviene in forma di contanti. Poi si passa all'abuso fisico, che non è per forza la violenza fisica su una donna, ma può essere la violenza fisica di un uomo su un uomo, no? O di una donna su una donna, perché dipende chi è il guru di turno o il sottoguru, eccetera, eccetera. Anche qui la cosa molto complessa da dimostrare è se io, adepto, vado a. E faccio sesso col mio guru, se ero in quel momento, no, disposto a farlo o sono stato manipolato, no, per essere violentato. Insomma, è un campo anche questo molto complesso da dimostrare. Voi psicologi, questo lo capite meglio di me. Quali sono i fattori che intervengono fra essere consenzienti o essere manipolati alla violenza sessuale? Infine c'è la violenza fisica, cioè le punizioni corporali, va bene? E queste sono più facilmente dimostrabili, soprattutto se un gruppo di testimoni, no, hanno assistito allo stesso atto di violenza. Un esempio, il Forteto. Il Forteto, tutte le sere c'era una specie di processo all'intenzione di cosa aveva fatto uno o l'altro. C'era un ragazzo, vado indietro nella memoria. Che aveva un handicap, va bene, e quindi non era riuscito a fare quello che doveva fare. La punizione a cui era stato sottoposto era quello di mangiare il cibo del cane nella ciotola del cane, quindi a bocconi. Ovviamente si è sentito male, lo ha rigettato, lo hanno costretto a rimangiarsi il vomito. Altre punizioni che non sono la fustigazione, no? O punizioni medievali. Ho assistito alla testimonianza di una donna fuoriuscita dal Forteto che per la sua tentativo di fuga fu chiusa nella cella frigorifero della carne per non so quante ore. Ecco, quindi queste tre situazioni, denaro, sesso, non si è capito bene se fatto in maniera cosciente e consenziente, oppure è stato convinto perché avrebbe raggiunto chissà quale livello di conoscenza, no? Avendo avuto rapporti con il guru, e poi la punizione vera e propria fisica, che è l'estremo, secondo me. Ma hai parlato della difficoltà che una persona incontra riguardo vari processi, tribunali, dimostrare determinate cose. Ok? E a quel punto lì questa persona è già uscita dalla setta. Mettiamo il caso che cioè, comunque ci sarà un passo precedente. Io sono dentro una setta, inizio a capire, non lo so, magari la manipolazione perde di efficacia, magari parlo con un amico, non lo so. Però inizio a risvegliarmi. Che difficoltà ho? Le maggiori difficoltà che posso incontrare a fuoriuscire da questa setta? Ad esempio, nella mia esperienza, per i casi di fuoriusciti che ho avuto io nel mio studio, la loro difficoltà maggiore era l'isolamento. Cioè, loro sapevano che una volta fuoriusciti sarebbero stati completamente bruciati. Soli. Confermo quello che dici te. È un percorso, quello che noi chiamiamo apostasia, va bene? È un percorso di sofferenza, forse maggiore della sofferenza che uno ha all'inizio, quando viene agganciato e manipolato per entrare in un gruppo coercitivo. Questa apostasia porta innanzitutto l'adepto ad avere dei dubbi. Cosa fa l'adepto? Si confronta col prossimo. Il prossimo non è nello suo stato psicologico e lo critica. Quindi viene
giorno dopo giorno, isolato piano piano. Se aveva delle mansioni gliele tolgono, se aveva delle responsabilità glielo tolgono, lo mettono sempre in un piano più basso. Questo perché? Ma che questa è pensata. Più io ti metto in condizioni di essere in difficoltà, più sarai te ad andare via e non io a buttarti fuori, perché la mia pratica non può fallire, sei te che hai fallito, no? Perché non hai seguito la pratica. Quindi, esattamente come dicevi te prima, questo viene abbandonato, isolato, perde quasi istantaneamente amicizie, conoscenze, possibilità di far parte di un gruppo dove si sentiva molto bene. Ma gli hanno instillato anche la colpa di essere lui il responsabile di questo fallimento. Questo aggiunge ancora una maggiore difficoltà e il percorso di rinascita è più lungo. Ci vuole un supporto, a questo per forza un supporto terapeutico. Parlo di psicologi. È inutile che vengano da me quando non ho ne ho proprio le basi minime per dare una mano, e quindi cerchiamo di indirizzare la persona a chi gli può dare una mano. Quindi l'aspetto che hai detto te è assolutamente giusto, ma bisogna sempre ricordarsi che esce da sconfitto perché crede di essere stato sconfitto, ma nonostante tutto, se esce, no, il suo punto di forza è questo. Bisogna puntare e digli, te sei uscito, va bene, sotto queste condizioni molto pesanti, ma il fatto che sei uscito, in realtà l'hanno buttato fuori, o hanno fatto in modo che uscisse, perché dava fastidio, non doveva instillare il dubbio, è il tuo seme di rinascita. Certo, quindi isolamento e senso di colpa sono i principali. Esatto. Ti faccio un'ultima domanda. Qual è secondo te la setta delle sette? La setta delle sette, nome e cognome? La senti? Ah, io? Nessun problema. Allora, la setta delle sette, ecco, è la setta che ha il maggior numero di adepti, il maggior patrimonio, no? E le più grandi bugie. Questi sono i tre casi che mi portano a pensare che la setta delle sette è la Soka Gakkai che professa un falso buddismo. Ti Soka riferisci a Gakkai. scusami, ti riferisci a una determinata organizzazione, quindi. Sì, in Italia la Soka Gakkai, che è sotto l'acronimo dell'Istituto Buddista Soka Gakkai, Soka Gakkai vuol dire Società di Creazione del Valore, è nata in Giappone, è nata nel dopoguerra, quindi è un culto nuovo che ha rielaborato il pensiero filosofico di un monaco giapponese del XIII secolo. Detto ciò, la voglio fare breve. Oggi la Soka Gakkai, tramite il braccio politico del Komeito, è al governo in Giappone. E questo non fa ben sperare. Ecco, l'unico paese dei 192 paesi e territori che loro dicono, no, essere presenti, l'unico paese che gli ha dato l'intesa con lo Stato, va bene, non è l'Uganda, non è il Cile. Non è l'Australia, ma è l'Italia. Noi sosteniamo da sempre, basta andare sulle nostre pagine Facebook e sui nostri canali YouTube, che è la setta delle sette, che ha un patrimonio stimato non da me, stimato da studiosi dell'università, non mi ricordo quale con precisione, ma comunque legati al mondo universitario inglese e giornalistico americano, patrimonio, parlo di 10-15 anni fa, intorno ai 12 miliardi di dollari. La seconda in classifica era Scientology, che non gli faceva neanche un baffo, circa un quarto di quello che, come patrimonio, quello che ha accumulato la Soka Gakkai. E poi si va a scendere i mormoni, testimoni di Geova, no, fino a perdersi mille rivoli. Ecco, questi sono i grandi nomi a livello planetario, Soka Gakkai, Scientology, Mormoni, Testimoni di Geova. Francesco, io ti ringrazio davvero tanto per questo incontro che è stato davvero molto molto istruttivo. Spero di mantenere con te i contatti così come sto facendo con la dottoressa Tinelli,
in modo che possiamo fare altri incontri e continuare in questa informazione, perché secondo me, per quel che vedo io, ce n'è bisogno. Quindi grazie davvero e sei già invitato per un'altra volta. Io invece ringrazio te perché più se ne parla e più si riesce a dare una mano a tutti. Chiunque abbia dei dubbi ha i nostri numeri, noi abbiamo la segreteria, abbiamo delle email, tu sei il benvenuto quando vuoi, ci possiamo tranquillamente tenere in contatto, fare ulteriori incontri, magari parlare anche di altri aspetti e analizzarli magari in puntate successive uno ad uno, ecco. Per dare più spazio e per approfondire il tema. Certo, io lascerò tutti i tuoi contatti nella descrizione sottostante al video e quindi chi vorrà contattarti per avere altre informazioni sicuramente potrà farlo. Grazie e buona serata. Grazie Roberto.